Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti su Pepper Vacca Collectibles con un nuovo video unboxing. Oggi parliamo della SH Figuarts, sempre a linea Dragon Ball e sempre Dragon Ball GT. Sto parlando di Vegeta Super Saiyan 4. Dopo aver visto Goku Super Saiyan 4 e il piccolo Goku GT, era il momento di dare il suo spazio anche ovviamente a Vegeta, uno dei miei personaggi preferiti. Vi ricordo che ho recuperato questo Vegeta Super Saiyan 4 sul Colosso dei Nerd, link qui sotto in descrizione. Cominciamo con l'unboxing. Classica scatola SH Figuarts per il nostro Vegeta Super Saiyan 4, di cui troviamo una rappresentazione qui sulla destra, con questa faccia molto impegnata durante il lancio di una tecnica, bellissimo, cattivissimo Vegeta. Nella parte inferiore il logo di Toei Animations, Dragon Ball GT, Tamashinations e Bandai. Per quanto riguarda la parte in alto a sinistra possiamo intravedere questa fantastica action figures protetta dal blister trasparente. E qui sulla sinistra, su un lato, come al solito, SH Figuarts e Super Saiyan 4 Vegeta. Sul lato della scatola, invece, come al solito, va a continuare la rappresentazione artistica che troviamo sul fronte con Vegeta in diverse pose, qui con il pugno al fianco, qui sempre mentre lancia una tecnica, e qui ci tenevano a farci vedere il piede con la sua articolazione, mentre sulla parte posteriore della scatola, come al solito, troviamo sempre il nostro Vegeta, un'anteprima di varie pose che può assumere con i soliti warning e credits. Andiamo quindi con l'apertura della scatola, sempre sul fianco, con il taglierino ed tecnica del righello per cercare di non danneggiarla. Ed eccola qui. Andiamo ad estrarre il blister delicatamente. E possiamo vedere già come ci siano un sacco di accessori in dotazione a questo Vegeta, come in molte SH Figuarts. Non c'è la basetta, e ce ne faremo una ragione, ma qui vediamo già Vegeta con questa testa un pochino storta all'interno del blister, ma va bene. Qualche viso intercambiabile, la coda, un effetto energetico, probabilmente Big Bang Attack, e diverse mani intercambiabili. Andiamo a togliere tutto dalla scatola, ragazzi, ed esaminiamo gli accessori. Ed eccoci qui, sono come al solito abbastanza numerosi, soprattutto per quanto riguarda le mani in dotazione, tre volti intercambiabili, ottima cosa, la coda e l'effetto energetico. Effetto energetico da cui partirei perché secondo me è una vera e propria chicca. Davvero molto ben realizzato, plastica semi-traslucida, semi-trasparente, con delle sfumature che vanno dal verde acqua, azzurro, fino al bianco nella parte dove l'energia si fa più densa. Cosa importante, non è una semplice sfera come potrete notare, ma è costellata di piccoli, una sorta di fulmini di energia che danno ancora di più il senso di movimento, e questa cosa mi piace tantissimo. Ovviamente c'è il foro per il peg di una delle mani in dotazione a questo Vegeta SH Figuarts, che vediamo qui. Come al solito è molto semplice andarla ad applicare, peg, foro, ed abbiamo il nostro effetto da applicare poi ovviamente a Vegeta. Colgo l'occasione per parlare molto rapidamente anche delle mani, che secondo me sono molto ben realizzate, di questo colore lilla, viola molto chiaro, che va a rappresentare il guanto di Vegeta. L'unica pecca, si intravedono le unghie. Ok, guardate anche a me, per esempio, con i miei guanti, se sono abbastanza aderenti le unghie si intravedono, quindi non lo considero un vero e proprio difetto, ma sappiamo che anche in passato SH Figuarts ha avuto un po' di problemi in questo senso, nel senso che erano scolpite le unghie anche sopra a maniche dove non erano previste, come ad esempio come queste dove ci sono i guanti. Stesso discorso per le linee che vediamo all'interno dei palmi, quelle magari non dovrebbero esserci, quindi questo lo considero un difetto. Però in linea di massima ci sono diversi tipi di mani e come al solito una grande varietà per tante possibilità di personalizzazione nella fase di posing. Qui abbiamo anche mani con i palmi aperti, mani per lanciare
classica mano con i palmi con le dita ravvicinate per lanciare sfere di energia, e questo a tre dita per il Big Bang Attack. Poi andiamo con la coda che abbiamo già visto nel video di Goku Super Saiyan 4, sempre da Dragon Ball GT, che a questo punto dovrebbe essere già uscito sul canale, ragazzi, quindi vi invito a recuperarlo. Quindi nulla di particolare, è in plastica flessibile, c'è la texture del pelo e come al solito il peg che permette di essere applicato al foro sul di dietro di Vegeta. Molto semplice, qui ha fatto lo scattino. E poi può essere ovviamente modificata sia nell'altezza, essendo un peg a sfera, non può essere modificata, non è cablata, diciamo, e quindi modificabile nella forma, quindi la forma rimarrà più o meno sempre quella, ma è possibile comunque ruotarla, metterla verso l'alto, eccetera, eccetera. Da notare, poi l'avrei fatto notare anche poi nella sezione dedicata proprio all'action figure, a Vegeta, la colorazione del pelo che è leggermente più scuro, come è giusto che sia rispetto a quella di Goku. Quindi molto bene, perché questa cosa è fedele all'anime. Poi, quindi non è rimasto altro che i volti, che secondo me sono la parte più riuscita di questo Vegeta, perché sono davvero incredibili. Ho già detto in più di un'occasione quanto non mi siano mai piaciute le fattezze dei volti dei Saiyan da parte di SH Figuarts, ma secondo me qui invece l'hanno proprio beccata in pieno. Le espressioni di Vegeta sono davvero fedeli, bellissime, questo con il solito ghigno, davvero molto ben fatto, painting buono, leggermente sfumato in alcune zone, anche se appena percepibile. Guardate qui ad esempio all'altezza della tempia, come dà quell'infossatura, diciamo, dà il senso appunto della forma della testa di Vegeta. Guardate anche il sorriso, il contorno occhi, le sopracciglia. Qui c'è una leggera sbavatura di colore, che spero sia solo un caso della mia figure, però davvero eccezionale. Anche questo volto un po' più preoccupato, diciamo, a denti stretti, molto ben realizzato, e questo urlante per essere utilizzato durante l'uso di tecniche varie, con la bocca aperta, ben fatta, ben dettagliata. Quindi davvero ottimo lavoro per quanto riguarda i volti. Manca come sempre la basetta, ragazzi, ma mai, è una cosa scontata per Sage Figuarts. Messi da parte gli accessori, adesso è arrivato il momento di vedere l'action figure. Vegeta davvero bellissimo, secondo me, ben proporzionato e mi dà, avendolo in mano, un senso di solidità abbastanza buona, cioè la figura sembra molto compatta. Poi andremo a vedere nella sezione articolazioni se sarà davvero così o se nasconderà qualche magagna. Partirei dall'head sculpt, che è davvero molto ben fatto, anche questo quarto volto è davvero fatto molto bene, mi piace tanto. E volevo dirvi appunto come cambiare il volto, che a differenza di altre Sage Figuarts e quella di Dragon Ball anche, che aveva la frangetta che poteva essere rimossa e poi avrebbe permesso in questo modo appunto di estrarre anche il volto, qui capelli e volto sono un'unica cosa, un unico pezzo. Quindi sono dotati di tre peg che vanno messi ovviamente in corrispondenza dei tre fori, e poi vi faccio vedere appunto come cambiarlo senza nessun problema. Si vanno a far corrispondere i tre peg ed abbiamo cambiato il volto di Vegeta. Molto buono lo sculpt anche per quanto riguarda i capelli, con queste due parti, come abbiamo visto per Goku, che sono articolate, e la parte posteriore, almeno nella parte bassa, con capelli articolati anche in questo caso, ma con dei veri e propri peg a sfera. Quindi questa cosa è davvero ottima per la personalizzazione in fase di posing. Andiamo invece a vedere lo sculpt generale del body, con la muscolatura come al solito per un Super Saiyan 4 molto in risalto, soprattutto nella parte del petto, delle spalle, delle braccia, dappertutto in realtà, ragazzi, dei quadricipiti, guardate che roba, polpacci, schiena di un Vegeta che ha fatto un sacco di trazioni, davvero perfetto. Quindi proporzioni e body, secondo me, davvero azzeccatissimi, così come il colore, come dicevo
accennavo in precedenza, con il pattern del pelo davvero ben realizzato. Per quanto riguarda il painting, invece, ragazzi, ho riscontrato qualche problematica, la sto vedendo qui insieme a voi per la prima volta. Come ad esempio questo segno, questa sbarratura di rosso sul petto, che non mi piace affatto. Qui vedo un altro puntino di rosso sul guanto viola, violaceo. E poi vediamo un po' se c'è qualche altro difetto, un altro puntino qui sulla cintura. Insomma, e qui difetto più grande. Il bianco, qualche punta di bianco degli stivali che va ad intaccare la sfumatura dei pantaloni. Questa cosa, insomma, voglio pensare che sia un difetto, o mia, per mia sfortuna, della mia figure di questa qui in mano. Magari fatemi sapere qui sotto nei commenti se è davvero così, oppure se questi difetti sono su tutte le do, su tutte le action figure, scusate, deformazione professionale. Poi, buono il painting in realtà anche dei pantaloni che vedono queste sfumature fatte davvero bene di questo azzurro, diciamo, chiamiamolo azzurro verdognolo, che va a contrastare il blu petrolio. Raga, io nei colori sono un po' una frana, però dovrebbe essere un color molto scuro, diciamo, ok? Poi, ottima la fattezza, lo sculpt anche per quanto riguarda gli stivali. Vediamo se c'è qualche difetto di painting. No, sembra che gli stivali vadano bene. E mi piace tantissimo anche la colorazione del giallo che va a staccare molto dal bianco del resto. Quindi, ragazzi, adesso è il momento di vedere un attimino le articolazioni con la testa che può ruotare in entrambi i sensi, anche se è limitata ovviamente dai capelli, così come lateralmente di all'incirca 180 gradi. Può andare in basso fin qui e in alto, avendo cura magari di spostare un pochino i capelli, può andare anche abbastanza in alto fin qui. Poi, articolazione della spalla, sempre butterfly, leggermente dura, ragazzi, ma può muoversi, non si vede nemmeno il gap della spalla, quindi ottimo lavoro. Braccio che può andare in su superando la linea di 180, ruotare praticamente di 360 gradi, sia in avanti che indietro. Bicipite che può essere ruotato come vogliamo, doppia articolazione del gomito, articolazione del polso e articolazione anche del busto che può sia ruotare, sia ovviamente ha la doppia articolazione qui a livello dell'addome, essere piegata indietro, avanti, scusate, e indietro andranno a mostrare quella che è una delle caratteristiche iconiche di SH Figuarts, cioè il buco nel petto, e va bene così. Poi, per quanto riguarda invece le gambe, possono andare in avanti, superando i 180, guardate che bella, tra l'altro, così visto di profilo, bellissimo, scusate ma io per Vegeta ho un debole, mentre indietro sono bloccate le articolazioni, come al solito, dallo sculpt delle chiappe di Vegeta. Poi, può andare oltre i 100, oltre i 90 gradi, scusate, la doppia articolazione del ginocchio ed articolazione anche ovviamente del piede, della caviglia con pegasfera, quindi può muoversi in qualsiasi direzione e anche ovviamente la punta del piede, tra l'altro in un modo del tutto innaturale. Comunque, ragazzi, nel globale sono molto molto soddisfatto di questo Vegeta, mi piace un sacco, io sono un perfezionista del cavolo, voi lo sapete, quindi questi piccoli difetti di painting mi danno un po' fastidio, anche se in una figure così piccola e così economica, tra l'altro, ragazzi. Però davvero, a me il personaggio, io ho un debole, vi ripeto, per Vegeta e sono davvero soddisfatto di avere un capolavoro del genere tra le mani. Quindi andiamo a vedere qualche pose insieme adesso. In conclusione, ragazzi, mi reputo molto soddisfatto di questo Vegeta Super Saiyan 4 da Dragon Ball GT.
Davvero peccato, peccato per quei minimi difetti nel painting che per uno come me sono molto fastidiosi e per i soliti difetti che ormai Bandai Tamashii Nations con SH Figuarts si porta avanti da diverso tempo. Quel fastidioso gap a livello addominale, una delle articolazioni che in realtà nelle spalle, nelle braccia, per quanto riguarda questa figure, sono molto buone e resistenti, quelle delle gambe invece un po' ballerine, come al solito, questi sono piccoli difetti riscontrati in fase di posing. La mancanza di una basetta e di qualche altro piccolo accessorio, qualche effetto che magari avrebbe potuto arricchire il tutto. Però, ragazzi, stiamo parlando davvero di un'ottima figure che consiglio a tutti, soprattutto ai fan di Vegeta e del Vegeta Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT, perché lo raffigura davvero alla perfezione, secondo me, in questa scala. I volti fantastici, ho visto tantissimi volti di Vegeta dei Saiyan in generale, come vi ho detto anche più di una volta, che non mi sono piaciuti, ma in questo caso invece il lavoro è stato eccellente sia in questo Vegeta che nel Goku Super Saiyan 4, quindi davvero un bellissimo pezzo, raga. Come al solito vi ricordo che l'ho acquistato sul colossodeinerd.com, trovate qui sotto in descrizione il link e la promo dei 500 punti se contattate Gianluca del Colosso dei Nerd e gli dite che siete iscritti al mio canale, 500 punti che equivalgono a 10 euro di sconto. Detto questo, ragazzi, spero di procurarmi il prima possibile altre SH Figuarts a tema Dragon Ball e a tema Dragon Ball GT. Per oggi è tutto, ci vediamo come al solito ai prossimi appuntamenti del canale. Ciao ragazzi, a presto!